Dunque, io ragionando prima di questa giornata su questo intervento e sul dibattito in corso, quello che pensavo di sollevare qui era un po' il dibattito che c'è in queste settimane, in questi mesi in Italia sul tema del lavoro gratuito e quindi di portare, diciamo, all'estrema conseguenza un po' alcuni dei temi che sono stati sollevati, quindi il discorso della precarietà, quindi il discorso dell'interruzione, quindi il discorso dello sciopero, alla luce appunto del tema dell'istituzionalizzazione del lavoro gratuito. I'm going to translate quickly. I'm just going to introduce the notion of free labor and put the notion of free labor at stake in order to ask them how to address the notion of precarity and the notion of interruption and strike given the institutionalization of free labor. Quindi quello che volevo fare era, diciamo, porre per punti quelli che sono i punti fondamentali del dibattito o quelli che mi sembrano i punti fondamentali del dibattito sul lavoro gratuito, proprio come elenco, in modo tale da capire in che modo questo appunto porta in evidenza delle rotture, delle difficoltà nella relazione tra capitale e lavoro in quest'epoca. E quindi vado proprio rapidissimamente per punti e parto appunto dal perché il lavoro gratuito e quindi dal fatto che con Expo, ma il lavoro gratuito come costante nello sviluppo capitalistico, ma a partire dalla sua istituzionalizzazione con Expo e a partire dalla normalizzazione invece col Jobs Act della precarietà, si chiude, si normalizza, diciamo, il tema della precarietà e si apre tutto questo nuovo fronte che è quello del lavoro gratuito. Lavoro gratuito che è un ossimoro per sé, pertanto ci parla da un lato di un lavoro volontario a finalità collettive e sociali, però in quello che è un processo di produzione privato, di profitto privato, e che ci parla come terzo punto di una trasformazione strutturale di alcuni concetti, lavoro, salario, profitto, rendita. E che all'interno di questa trasformazione ci parla pertanto di una, mi viene da dire, di una rivoluzione del rapporto tra capitale e lavoro, che però non è una rivoluzione del rapporto tra capitale e lavoro, ma bensì di una modalità appunto di una relazione differente. Quando ne abbiamo parlato qualche giorno fa, Bascetta parlava non più di acquisto di lavoro, ma di conquista del lavoro e quindi da un certo punto di vista di finanziarizzazione del futuro, di titolarizzazione del futuro. Quindi se noi prendiamo questi due concetti, capitale e lavoro, e guardiamo al lavoro gratuito dal punto di vista di questi due soggetti separatamente, se guardiamo l'idea di lavoro gratuito separatamente dal punto di vista del capitale, dal punto di vista del lavoro, ci pone in ultima analisi il tema della riproduzione come tema centrale dal punto di vista di entrambi. E quindi i due concetti che sono emersi nei mesi di discussione di questo tema sono da un lato il tema dell'ammortamento e dall'altro lato il tema della conquista. Cioè dal punto di vista del capitale il problema è come avviene il processo riproduttivo e se un tempo quello che Marx chiamava la dote di natura con cui il capitale si conserva consumandosi, lo prendo dalla riflessione di Marazzi, e veniva attribuito al lavoro delle donne, questo fino all'epoca fordista, con la fine del fordismo, veniamo invece che il lavoro salariato è quello che si sorbisce, che subisce, che assume su di sé i rischi d'impresa. Quindi la finanziarizzazione, diciamo, sposta sul lavoro salariato attraverso l'outsourcing, attraverso la precarietà, i rischi della riproduzione. In che modo il lavoro gratuito mette in gioco tutto questo? In che modo il lavoro gratuito mette a rischio la riproduzione del capitale e in che modo porta la crisi del capitale ad un livello di ingovernabilità, da un lato. Dall'altro lato, il concetto della riproduzione del lavoro è a sua volta appunto centrale e qui mi viene da dire. Riprendo ancora quest'idea non più di acquisto del lavoro, ma di conquista del lavoro e riprendo questo tema della promessa, cioè laddove appunto la finanziarizzazione del futuro
La finanziarizzazione del futuro in un certo senso viene presentata al lavoro come una continua promessa, la promessa di titoli, la promessa di merito, la promessa di un posto di lavoro che si trasforma, si manifesta in un continuo processo di competizione, infinito, promesse continue. Allora la domanda nella giornata di oggi diventa inevitabilmente dove si rompe questo processo e quindi dove si interrompe, dov'è che avviene questa rottura, dov'è che avviene la presa, il desiderio appunto di, si esprime il desiderio di potenza della vita. E mi veniva ad aggiungere qualcosa circa tutto questo tema dell'astrazione, perché mi sembra, qui mi viene in mente tutto un lavoro di artiste visive che ho conosciuto in California, che hanno fatto un bel lavoro sulla visualizzazione del debito, cioè dove il debito si colloca sul corpo. E quindi questi concetti astratti che di fatto partono dall'idea che il corpo sia capitale umano, come si manifestano nel corpo e quindi come trasformano il corpo e appunto viceversa come li possiamo rendere visibili, come possiamo rendere visibili, visualizzare tutte le forme in cui si manifesta il lavoro gratuito, dalle prigioni all'uso dei migranti, che tipo di promesse vengono appunto poste di volta in volta per far accettare una cosa inaccettabile come una promessa che di fatto è astratta, ma non solo astratta, è evanescente, e dove appunto abbiamo il punto di rottura. Grazie Francesca per questo, credo, puntuale focus sul tema del lavoro gratuito e ancora sull'astrazione e su questo, e l'astrazione che segna ulteriormente i corpi. Io veramente apro il microfono per una o due domande, se ci sono, e poi lascio le conclusioni. Ottimo. Allora, lascio il microfono a chiunque di voi voglia magari rispondere alle sollecitazioni di Francesca. Io solo in una battuta, cioè il punto è che l'elemento, diciamo, che rischia di quando si ragiona attorno al tema dell'ambiguità, dell'astrazione, eccetera, tutti i regimi di precarizzazione, flessibilizzazione, frammentazione del mondo della produzione fino, diciamo, agli estremi di lavoro gratuito, eccetera, a me sembrano significativi da due punti di vista. Il primo, la precarietà, la frammentazione, l'intermittenza non riguarda il rapporto al lavoro. Noi lavoriamo sempre, no? Se diciamo biocapitalismo, biopolitica, stiamo dicendo che è la vita sociale e produttiva di per sé, è l'accesso al salario, al reddito che è intermittente. Voglio dire che per questo dicevo si danno solo soggettività che lottano producendo. La variabile è quella del reddito, non è del lavoro. Nessuno di noi non lavora, nessuno. Bene? Nessuno. Tutti noi produciamo valore. La parte di questo valore che ci spetta, però, è, diciamo, l'accesso alla parte di questo valore che ci spetta è però intermittente, frammentata, eccetera. Allora, questo elemento, diciamo, capovolge, secondo me, il problema, ecco, e da rende visibile, no? Una soggettività che non ha motivo di pensarsi come unicamente destituente, esterna, altra da, ma che dice questo mondo qui è mio, l'ho fatto io. Secondo elemento, e chiudo, mi pare che l'elemento di conflitto attorno al salario ormai si sia allargato talmente tanto da tenere direttamente dentro la questione, diciamo, politica o della democrazia, perché un rapporto sociale di questo tipo non si regge, tanto che mi pare che, diciamo, i circuiti finanziari prendano in considerazione
piuttosto tranquillamente la chiusura, diciamo, di forme politiche democratiche in Europa e altrove. Non è che, guarda, pensiamo alla Grecia, per tutto il circuito della rappresentanza, se non serve, perché in quella forma io non lo tengo questo rapporto sociale, capisci? Per questo dico, secondo me sciopero astratto è direttamente politico. Ecco, queste erano le cose che avevo provato a dire, ecco, tutto qui. Grazie Marco. Matteo, Florian, Tony? No, io volevo semplicemente dire una cosa brevissima, cioè il lavoro di riproduzione della forza lavoro in generale, ecco, è evidentemente ormai completamente, non faccio altro che confermare quanto stava dicendo Marco, è ormai completamente sociale. Bisogna effettivamente chiedersi perché ci siano ancora i sindacati. Che cosa c'era di divertente, di buono e di probabilmente produttivo nella proposta di Landini della coalizione? C'era il fatto che lui diceva: io mi nego come sindacato di una categoria per assumere il reddito di cittadinanza o altri elementi dessi fatti come momento politico. Cioè cerco di organizzare a partire dalla mia forza organizzativa operaia un allargamento sociale, perché so che la mia forza lavorativa sociale, la mia forza lavorativa particolare non può sviluppare resistenza al livello oggi dell'organizzazione sociale dello sfruttamento. Non esiste più la fabbrica, il capitale finanziario è qualche cosa nel quale non esiste più neppure l'imprenditorialità. Uno degli elementi probabilmente di cui parlavamo precedentemente si poteva anche dire qui, così: riconquista operaia o dei lavoratori dell'imprenditorialità, di questa imprenditorialità che è stata completamente assorbita del livello finanziario. Un livello finanziario che, giocandosi appunto nella maniera più totale, annulla il valore delle lotte, annulla e contiene la forza della resistenza, che c'è sempre. Cioè, nessuno di noi pensa, come certi matti che sono in giro in questo periodo, no? Che le teste di tutti siano state assorbite dal capitale, che non ci sia più niente. Questi sono discorsi fascisti. Oggi c'è una resistenza, c'è sempre questa resistenza, c'è sempre questa forza operaia lavoratrice che esiste, che è là, e tutte le riforme capitalistiche sono sempre risposte. Sono sempre delle risposte a movimenti, anticipazioni. Io più che di promessa, ci credo molto poco a questa storia di promessa. A me sembra che questa storia di promessa sia puramente utopica. Invece lottiamo contro le anticipazioni del capitale. Non raccontiamo promesse, ma cerchiamo di capire che cosa farà, quale sarà la prossima mossa del padrone. If there's a little bit of time, I would have two quick comments or questions. One closer or yeah, like this. Okay. One about the algorithm, because I have a certain suspicion, we all agree, that there is a impossibility measuring time and using it as a measurement for the calculation of value, as we all understood. I have a certain suspicion that this is exactly what the algorithm is supposed to do. So rather than an instrument, devilish instrument of control, the algorithm is there in order to calculate, or to calculate what is incalculable, or to measure what is immeasurable. Because it measures relations or pure relationality. And this is why we are producers of capital, while at the same time being exploited by the same kind of capital itself. And I think this also allows us all sorts of possibilities to intervene
and to develop intelligent and creative understandings of concepts of notions. What does it mean to strike here? It seems to me really the crucial point. At the same time, the question of cooperation and collaboration in a kind of commonality seems to me also the ultimate challenge of abstraction. We can't think about this in other than in very, very abstract terms, because having nothing in common is the only thing we might have in common. And then this refers perfectly to what I understood from Matteo as the, you called it the alien intellect, yeah, which is based on the kind of, on a very, very hyper-abstract commonality. Having nothing in common is the only thing we have in common. So what needs to be produced, I think, and this I think is really, one can't try to understand it or try to capture it often enough, because it's really really difficult to imagine and doesn't probably will not work in English. What we have to produce is reality rather than relationality. Yeah, at least in German I would call it Wirklichkeit, and this is something different than reality. I don't know how you would translate this properly into Italian. Reality, realtà, realtà e relazionalità. Yeah. Reality and relationship. Yeah. Yeah, we have a difference between reality and Wirklichkeit. Yeah. So yeah. Scusa, riprendendo anche il discorso con Francesca, la permanenza, è questo, cioè, Florian, queste lotte depositano, soprattutto a livello attuale, perché queste lotte a livello attuale recuperano dal capitale fisso elementi di potenza. Quindi da questo punto di vista siamo effettivamente in una fase in cui possiamo parlare di un deposito ontologico della lotta dei lavoratori. Questo significa evidentemente, se vuoi dirlo in termini marxiani, che quanto più si sviluppa lo sfruttamento del lavoro, tanto più si determinano limiti alla capacità capitalistica di controllo. Perché effettivamente si creano delle barriere. Quando Tiziana o altri compagni che lavorano attorno appunto alla struttura informatica del capitale o finanziaria del capitale oggi, ti dicono c'è la possibilità oggi di costruire dei circuiti indipendenti e autonomi, evidentemente non si illudono che questi creino il comunismo, ma sanno che lì si deposita una capacità alternativa, cioè di resistenza e di alternativa, che poi dico ha tutte le caratteristiche, perché noi parliamo ormai con un linguaggio che è completamente, anche tutti noi, che è completamente, come dire, astratto nei termini peggiori della parola, che non è carnale, mentre invece lo sfruttamento, la vita e il lavoro sono ritornati ad essere in questa materialità carnale. Ecco, secondo me,